Tutto pronto allora per il film del primo tempo dal Marco Tomaselli di Caltanissetta. La prima chance offensiva arriva dopo 10 minuti di gioco e della Bimbonese, che prova subito a rendersi pericolosa sugli sviluppi di un'azione offensiva. Pallone sulla tre quarti per Marras, la imbuca in area dove c'è Terranova. Il mancino viene respinto da Cassano, poi la difesa libera al dodicesimo. Ancora Bimbonese che sembra aver iniziato meglio, il pallone imbucato per Alagna, mira il primo palo, gran parata quella di Cassano, ancora in corner. 24esimo, Marras sbaglia tutto, libera Rodulo in area, prova a girarsi Rodulo, non becca però lo specchio della porta. Minuto 36, ancora Cassano, grande protagonista nel cercare di sventare le offensive avversarie. Qui c'è la girata verso la porta, ancora di Alagna, bravo il numero 1 bianco scudato. Minuto 39, lancio dalle retrovie, scoperta la difesa della Nissa, ringrazia allora l'ex Città di Sant'Agata. Alagna 1-0, Bimbonese alla Marco Tomaselli. Minuto 41, Semenzine crossa, Diaz prova la girata, anticipato sul più bello da un difensore rosso-blu. Finisce il primo tempo alla Marco Tomaselli di Caltanissetta, Nissa 0, Bimbonese 1 in questa prima giornata del campionato di Serie D. Girone I, decide Alagna fin qui. Minuto 45, ovvero 13 secondi dopo il fischio iniziale del secondo tempo, tiro di Maltese dal limite, Illi pronti e attivo. Minuto 47, la Nissa alza i giri del motore, rimessa laterale, il pallone sul secondo palo dove c'è Rodulo che sfiora il palo. Minuto 59, i cambi, entra Agnello per Privitera, tra gli applausi esce il numero 4. Minuto 73, serve più peso in avanti, allora tocca a Samaché per Maltese. Minuto 76, Agnello neo entrato su punizione, per poco non trova un Eurogol, parabola praticamente troppo perfetta, tanto da stamparsi sulla traversa. 91esimo, cross di Semenzin, la spizzata di Riccardo Rotulo che inizia il campionato come aveva finito,